Thank you.
Mori Kiki, Antonino Branca, tutti e due di nuovo allineati. Di nuovo allineati insieme, abbracciati come grandi amici, abbiamo detto, allo slalom di Altomonte. Con un risultato inverso, oggi è davanti Antonino per un centesimo. Dall'inizio della gara fra voi due si vedeva che era grande battaglia. Sì. E Antonino, grande soddisfazione, raccontaci un po' la battaglia con Gaetano. Niente, con Gaetano siamo sempre lì che ci divertiamo. Dai, la prima cosa è divertirsi. Questo percorso è molto molto bello, gli piace anche a lui. Ditemi la verità, i tempi come le andavate a spulsare? Un centesimo, dove l'ho perso, dove l'ho guadagnato? Io quando sono arrivato alla terza mancia mi sono messo a ridere, ho messo 50 e 16, ho pensato subito, lui 50 e 15, per un centesimo è passato. Niente, però dai, sono contento. Va bene così e sicuramente... No, va benissimo così, anche perché mi sono divertito tantissimo, la macchina già mi sto trovando meglio, diciamo. E quindi niente, sono contento così. E salutiamo i rispettivi papà che si chiamano Saverio e Giuseppe. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti. E allora qui siamo davanti al mattatore di giornata. Prima di procedere alla premiazione assoluta, tributiamola con la coppa per la vittoria di classe 1150 del gruppo E2SS, il numero 3 Antonino Branca. Antonino, oggi giornata grandi firme, poi ce lo dirai ovviamente, team piloti per passione, grandi sacrifici ripagati da questa splendida giornata, non solo meteorologicamente. Classifica assoluta Under 23, dominata anche in questo caso dal numero 3 Antonino Branca. E niente, è l'ultimo anno in cui potrei vincerla, quindi cerca di fare scorpacciata, Antonino, perché poi ti è finita la giovinezza agonistica. Grazie ad Antonino. Resta dove sei, fermati. Oggi hai bisogno veramente della station wagon per tornare a casa. 10, ci siamo Valentina, siamo pronti? Ce l'abbiamo? Sono 10, è ufficiale? Andiamo! Decimo classificato, il numero 43, Niki Kuki. Tutte 10. Distanziati ragazzi, visto che lo spazio non manca. Grazie. Nono alle fotocellule, il numero 58, Pierluigi Brecchi. Ottavo assoluto, il numero 20, Vincenzo Suraci. Vincenzino, scegli un'altra traiettoria, perfetto. Settimo agli scacchi, il numero 14, Giuseppe Achille Elisoni. Sesto assoluto, il numero 5, Agostino Ferrara. Apriamo la top 5, al posto 5 assoluto il numero 11 Giovanni Priolo, il nipote che supera lo zio, abbiamo trovato il titolo di questo quarto slalom, ora sono sorrisi ma poi a casa chissà. Quarto classificato il numero 4 Filippo Gugliotta. Allora, cominciamo col podio, la top 3, terzo assoluto, il numero 10, Lorenzo Mosucca. Bel risultato per una vettura turismo, bravo Lorenzo. Sponsor, beh, possiamo non citare il nostro Amaro Cordax, Amaro Regino. Dalla serpente infusione di erbe ed aromi del territorio si tramanda da generazione in generazione questo superbo e inimitabile amaro. Ricordiamo, ristorante, pizzeria, braceria, la Villeggiante da Ciccino nel quartiere Cordera.
un'istituzione cittadina che negli ultimi anni si è rinnovato e ha aumentato ulteriormente la qualità dei propri cibi e dei propri servizi, con questo nuovo amaro dà un ulteriore segno del proprio livello. Quindi secondo al traguardo di Oppido Mamertina, il numero 2 Gaetano Rechichi. Quest'anno ha già bagnato di spumante la sua prima stagione con l'Elia. Bene, ha fatto una scorpacciata di premi e la gioia negli occhi gliela si legge anche ad essere ciechi. Si è portato a casa tutte le coppe che avrebbe potuto vincere oggi. Insomma, tanta fatica, qualche amarezza quest'anno, ma poi la voglia di tornare e la consapevolezza di essere tanto migliorato lo ha spinto insieme a papà Giovanni a tornare di nuovo sulla strada, e siamo felici che si sia presto convinto a tornare, perché oggi ha lasciato una bella impronta di sé. Le gare sono meravigliose quanto spietate. Un secondo, un'ora, un centesimo possono fare la differenza. I complimenti vanno a tutti. I complimenti più speciali oggi vanno al vincitore del quarto slalom di Oppido Mamertina, dominatore in tutte le classifiche, Antonino Branca. Per Antonino è più difficile vincere la sua timidezza, appunto, che è la difficoltà di guidare una macchina da corsa. Antonino, spendi due parole, l'ultimo sforzo prima di rilassarti, il più impegnativo di tutti. Nessun suggerimento, ma perché in macchina c'è qualcuno che ti spinge, devi fare tutto da solo. Niente, volevo ringraziare a tutti quelli che mi stanno accanto, a mio padre, a Cicci Fortuna, alla mia fidanzata e a tutti il resto. E voglio ringraziare al dottor Elito e a Salvatore Lito e a Toto Andes. Però volevo fare un saluto speciale per una persona che non c'è più, Antonino Iaglia. Un applauso a lei, signore. E vorremmo Iaria Senior qui con noi. Vieni, il nostro super veterano, colpito in modo così duro dalla vita, come peggio veramente non avrebbe potuto la nostra esistenza. Uno di noi, un pilota, un ragazzo giovane che purtroppo sta scrivendo un altro copione da qualche altra parte, perché qualcuno lassù ha voluto così. C'è stata e c'è tanta commozione e ci sarà sempre nel ricordare questo ragazzo che aveva giusto qualche anno più di me. Il padre è sempre stato con noi, è un grande combattente, riuscirà a dare un senso alla sua esistenza anche se sarà la gara più difficile. Noi col cuore gli siamo vicini e con le lacrime lo accompagniamo. Una targa per il nostro Antonio Iaria che non c'è più. Grazie, grazie di cuore alla famiglia Iaria per quello che è.